Buongiorno amici, riprendiamo dopo la Pasqua le nostre trasmissioni, i nostri incontri. La prima doverosa notizia che vi dobbiamo è che, poiché è stato convocato il Consiglio Comunale per il 2 maggio alle 18:19, non ricordo, e ciò ci impedisce di tenere quella assemblea che avevamo programmato e di cui vi avevamo dato conto. Assemblea in cui tenevamo di invitare tutte le forze produttive, commercianti, artigiani, imprenditori per il 2 maggio, appunto per la stessa data. Quindi abbiamo deciso di posticiparlo di una settimana, d'accordo anche un po' con amici di questo settore, perché probabilmente il martedì è la giornata più favorevole per poter partecipare per categorie che, come sapete, lavorano fino al tardi la sera. Quindi il 9 maggio, per chi già ci aveva contattato per partecipare e portare le proprie proposte, ci sarà questo incontro. La seconda riflessione che vogliamo fare dipende proprio da questa convocazione del 2 maggio e dal fatto che noi notiamo come accanto a delle rituali, obbligatorie argomentazioni come quelle del conto consuntivo, purtroppo manchino invece sia richieste che noi avevamo prodotto, come l'interrogazione su questa gravissima, a nostro giudizio, decisione dell'amministrazione di spostare un funzionario, Valerio Radalardo, dalla responsabilità del settore ambiente e in maniera assolutamente contraddittoria, dopo aver fatto manifesti che inneggiavano ai risultati positivi ottenuti e quindi senza alcuna motivazione. Noi abbiamo non soltanto protestato, sapete bene che abbiamo dedicato anche una intera trasmissione a questo ennesimo spostamento interno, chiamiamolo così, perché non è il primo, ma certamente tra i più gravi. Non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo anche proposto come nostro diritto e dovere una interrogazione. Ci sembrava normale che fosse all'ordine del giorno, ma non lo è. E in più notiamo, lo diciamo per l'ennesima volta, noi non possiamo fare un manifesto al giorno come fa l'amministrazione, ma lo diciamo per l'ennesima volta, notiamo un momento di stasi assoluta. Sia per quanto riguarda scadenze e problemi veramente molto importanti, sempre per rimanere in tema di ambiente, voglio farvi notare, come mi ricordava l'ex assessore Farina, che ai primi di giugno scade l'affidamento d'appalto all'attuale ditta che lo ha mantenuto per 4-5 anni, non ricordo, per 5 anni. E come sanno tutti, per avviare le procedure e per permettere un nuovo affidamento è ben noto che occorrono tanti tanti mesi, perché basti pensare, cari amici, che occorrono soltanto 60 giorni per presentare le offerte, ma poi bisognerà dare il tempo alla Commissione di valutare le offerte, poi come spesso accade in Italia ci potrebbero essere ricorsi, controricorsi, quindi noi no, rischiamo di rimanere in una situazione molto delicata senza avere un affidamento e, guarda caso, senza avere nemmeno un riferimento dirigenziale e burocratico, perché appunto è stato spostato anche un funzionario così bravo da questo settore. C'è la situazione urbanistica che noi abbiamo denunziato fin dal primo momento, sono passati 3 anni di questo governo. Il primo atto che loro hanno adottato è stata la revoca del PUC, che era ormai concluso come iter, del piano regolatore, chiamiamolo col vecchio nome così ci capiamo, che questa amministrazione, la nostra amministrazione, aveva ormai portato a termine. L'hanno revocato, hanno bloccato tutte le attività, tutti gli investimenti, tutta l'attrattività economica che poteva avere il nostro comune e che nei 5 anni, sapete, ne abbiamo avuto prova con il fiorire e rifiorire di tante iniziative anche da parte di privati. La piscina è uno degli ultimi esempi, ma non è il solo. Ci sono state tante iniziative anche nel settore edilizio, nel settore sociale, nel settore dello sport. Non ne sappiamo più nulla, sappiamo soltanto che c'è
un rinvio di mese in mese sull'adozione di uno strumento così importante. E lo stesso avviene nei settori economici, nei settori produttivi, per quanto riguarda quello che noi abbiamo tante volte proposto, cioè l'opportunità di individuare nuove aree per l'artigianato, di individuare nuove aree per le piccole e medie imprese, e questo è l'unico modo per dare alla città, alla nostra città di Baronissi, la possibilità di un continuo progresso, di un continuo sviluppo armonioso, armonico, come per tanti anni siamo riusciti ad assicurare. L'unica cosa che riescono a fare è quello di, come dire, creare un po' di bisticci e di tensioni fra di loro. Prima è stato allontanato un assessore, poi ne è stato allontanato un altro, poi hanno perso l'appoggio di Gennaro Esposito e della lista a cui lui faceva riferimento, poi è stato ovviamente allontanato l'assessore di riferimento di questa lista, poi, ripeto, ogni tanto ci sono cambiamenti nell'assetto burocratico, poi è stato mandato via il capo gabinetto, è arrivato un capo gabinetto in comando da un'altra regione, e tutto questo non va bene. Non va bene in primis per un fatto democratico, perché oggi, se noi oggi andassimo a votare con gli stessi voti di allora, con gli stessi voti di 3 anni fa, ci sarebbe Moscatello sindaco e questi signori sarebbero all'opposizione, perché loro oggi non hanno più quel 10% di elettori che li ha, come dire, appoggiati grazie alla scelta che fece Gennaro Esposito e le sue liste. Ma non solo questo, c'è una evidente scollatura tra l'amministrazione ed interi settori della società. Tutti noi possiamo testimoniare, ma non pensiamo di essere i soli, che vi è veramente molto sconforto tra le categorie più deboli, tra chi aspettava una casa e non ha visto nemmeno una sedatura, tra chi aspettava un lavoro e ha visto solo promesse su promesse che continuano a essere fatte, promesse su promesse, senza nessun'altra possibilità di offrire invece reali garanzie ai giovani, ai lavoratori che hanno perso il lavoro e via dicendo. Per chi vive una condizione sociale sempre più grave, è della settimana scorsa i dati ufficiali dell'Istat, più di 7 milioni di italiani vive in condizioni di povertà, insomma è una cifra che mette i brividi, e purtroppo anche la nostra cittadina dà il suo contributo anche a questa statistica, come tante volte vi abbiamo detto. Quindi noi crediamo che sotto un profilo democratico, sotto un profilo di oggettivo consenso a questa amministrazione, sia veramente venuto il momento di trarre determinate conclusioni. Da parte nostra noi dobbiamo avere la capacità di tessere alleanze con le forze sociali, con tutti i cittadini che si sono resi conto anche di aver sbagliato nel dare il loro consenso a questo sindaco e a questa amministrazione. Dall'altro lato, io credo che l'amministrazione in carica dovrebbe avere la correttezza di fare un po' di autocritica, di riuscire quantomeno ad aprirsi a un confronto reale e dialettico, e di quantomeno fare avere, come dire, il buon gusto, il buon senso di portare avanti quegli atti più importanti che consentono alla città di continuare a sperare in una condizione ottimale di crescita. Invece quello che vediamo sono parchi che vengono chiusi. Ad Acquamela è stato chiuso il parco pubblico, ci sono problemi di manutenzione, continuano a esserci quelli che tante volte Alfonso, Giovanni, Antonio hanno denunciato anche da questi microfoni, ovvero tantissime strade in situazioni pietose, c'è disattenzione nel settore sociale, c'è disattenzione nel settore della sicurezza, c'è disattenzione, tanta disattenzione per quanto riguarda l'utilizzazione di investimenti appropriati. Non abbiamo visto in 3 anni
in 3 anni nemmeno una nuova iniziativa di questo tipo. Forse Baronissi era stata abituata troppo bene in passato, forse abbiamo fatto un po' troppo noi, e lo diciamo senza farci velo di voler fare chissà i galletti o i boriosi, ma certamente 3 anni senza niente sono un po' troppi. Grazie, arrivederci.